confido che tutti e tre gli ordini qui presenti al mio cospetto collaboreranno per il bene di tutto lo Stato. Io mi dichiaro con orgoglio il primo degli amici del mio popolo e do il benvenuto a voi, rappresentanti della nazione, che è mia gloria comandare per diritto divino. Lunga vita al re! Viva il re! Viva il re! Quello è Lafayette. Il marchese della Fayette? Quello che stava in America? Sì, Vostra Altezza. Uno degli eroi della guerra d'indipendenza americana. Onorevoli signori, è per porre rimedio al disavanzo dello Stato che ha provocato così tanti commenti in Europa che Sua Maestà ha pensato di sentire le vostre opinioni. Chi sono tutti quei signori vestiti di nero? Ma come rappresentanti posso, del Terzo Stato, Vostra Altezza. Non tributare il dovuto omaggio. Che cos'è il Terzo Stato? All'incomparabile. Tutti coloro che non sono né nobili né preti, Vostra Altezza. E quanti sono? Molti? Ho arrecato l'umiliazione del mancato pareggio del bilancio. È pertanto giusto e opportuno che io vi fornisca qualche dettaglio per farvi comprendere l'assoluta necessità dell'assistenza finanziaria alla quale dovete il raro privilegio di essere stati convocati da Sua Maestà. Che ognuno dei tre ordini si riunisca perciò in sessione separata. Che il Terzo Stato rinnovi la sua fiducia nei confronti della nobiltà e del clero. E che costoro in seguito rispettino le volontà espresse dai sudditi di ogni angolo del paese, rinunciando a godere di certi loro privilegi per il bene della nazione. L'abate Sieyès ha chiesto la parola. Siamo o no l'autentica voce della Francia? Quello che propongo è semplice: chiedere ancora una volta ai nobili e al clero di unirsi a noi. E se rifiuteranno di nuovo, informarli che hanno perduto i loro diritti. E che noi, il Terzo Stato, ci costituiamo come i soli. In nome di Dio Onnipotente, benvenuti signori del clero!